cavolo, sono in ritardo. Bene, benvenuti cari ragazzi al Wimblog in questo nuovo giorno, finalmente con un po' di musica sottofondo. Oggi, come vedete, sono andato al Mad Store, che, come vedete in fondo alla busta, è un premium reseller della Apple. E ho comprato, ho fatto la scorta di un po' di due bellissimi materiali, di due bellissimi oggetti che mi servono sul mio iPod. Come potete vedere, da una parte, questo qui, ecco, il caricatore classico Apple per iPod, iPhone, comunque altri device Apple. E l'altra è la scocca sul retro rigida per il mio iPod Touch. E apriamo, cominciamo subito aprendo la scocca. Come vedete è una scocca brillante, lucente. Andiamo a aprire la nella scatola troviamo, oltre vedete, alla scocca resistente con il buco per la fotocamera e dai fianco i buchi per i tasti, anche un'altra serie di manualetti, comunque foglietti vari. Anche all'interno troviamo un panno, ecco, qui dentro troviamo un panno, aspettate che, ecco, dicevo, vedete, foglietti, un panno, poi c'è anche la plastica per il vetro e per lo schermo, che non ho messo, che non metterò, cioè perché non ne ritengo l'utilità. E ecco, andiamo ad applicarla sul mio iPod Touch, così, ecco, mettiamola in cassa e premiamo. Niente di più semplice. Sono semplici da premere i pulsanti, risultano leggermente un po' più nascosti, però niente di drammatico. Il dock si aggancerà decisamente meglio. Questa è la mia impressione. Ok, spostiamo un po' di carte, foglietti vari, mettiamoli via, per passare al prossimo prodotto, cioè il caricatore da presa per iPod e altri device Apple. Ora io vi dirò solo per iPod comunque, ecco. Andiamo a sganciarlo e a tirar fuori tutto il contenuto. Dentro, come già si può vedere, ci sarà il caricatore, un cavo aggiuntivo e dei manualetti, come il classico stile Apple. Ovviamente il cavo ha la stessa lunghezza di quello già in dotazione dell'iPod. Andiamo a sganciare il caricatore sganciato e andiamo a sfilare, eccolo, il cavo. E andiamo a sfilare la plastica protettiva ora. Come vedete, come classico da Apple, il filo è molto, viene arrotolato in maniera molto stretta, anche se a volte dà delle brutte pieghe al cavo, purtroppo. Ecco, il cavo, vedete, da un lato ha il dock, classico dock Apple, e dall'altro lato il USB. E si può comodamente collegare, vedete, da un lato l'adattatore col USB, con un aggancio veramente buono, e dall'altro lato agganciamo il dock all'iPod. Come dicevo prima, è abbastanza saldo, molto più del collegamento normale. Questo ovviamente si stacca nella presa e così bene, e così si caricherà il nostro iPod. Bene ragazzi, per oggi abbiamo finito, vi saluto e intanto aspettate che rimetto via, ok, vi saluto alla prossima, cari ragazzi, al Wimblog, con la prossima recensione o la prossima spiegazione o quello che sarà.